Tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi, visto che mi vedete anche struccata, vi propongo un video un po' particolare perché vi volevo presentare la palettina di Melissa Tani. L'ho acquistata e volevo fare un make-up proprio con quella palettina. Allora, vi dico soltanto due cose essenziali. È arrivata in questa busta entro 2 giorni da quando è uscita, quindi da quando l'ho acquistata. Era contenuta all'interno della sua, cioè con l'involucro con le pluriball. Aspettate che tolgo questo. E qua dentro, in questa scatola, troviamo la palettina. Allora, veniva presentata così, faccio piano ovviamente, così, con una cartolina dove faceva presente il ringraziamento per aver acquistato la sua palettina. E la palettina in questione è questa. Io l'ho acquistata non solo perché diciamo è una ragazza che seguo tantissimo i suoi make-up perché mi piacciono tantissimo e automaticamente volevo anche darle un po' di aiuto, tra virgolette, perché è una ragazza molto seguita, però mi avrebbe fatto piacere proprio contribuire alla sua crescita. Cosa dirvi? La palettina è piccola e già questa è una cosa che mi piace perché cioè io la tengo così con una mano, quindi è ottima proprio come grandezza di palette perché la puoi portare in giro e soprattutto ti puoi truccare perché non è nemmeno pesante, quindi è abbastanza leggera. Questa è la custodia in cartone. Ovviamente è tutto in effetto marmo perché a lei piace tantissimo questo effetto marmo. Infatti, conoscendola, diciamo non era scontato come colore, però la maggior parte, infatti, avevamo pensato che fosse una palette o qualche cosa, ma sempre con l'effetto marble perché, ovviamente, chi la segue sa che a lei piace tantissimo. Infatti, ha vari oggetti per quanto riguarda la casa, proprio effetto marmorizzato. Allora, stavo dicendo, la palettina è piccola come vedete, la scritta è in rilievo argento, invece allora, la scritta è in argento, invece la scritta è in rilievo, scusate. Invece la scritta Melissa Tani è normale, nera. Qui dietro trovate l'inci, così potete fare anche il fermo immagine. Trovate tutto l'inci, tutto quello che è scritto. Sì, di tutti i nomi, di tutto quello che c'è. 36 mesi di scadenza e cruelty free, quindi ottimo. Aprendola troviamo uno specchio, cioè vabbè, la velina, e troviamo uno specchio, vedete? E questi sono tutti i colori. Spero di non accecarvi. Questi sono tutti i colori. Ovviamente ho intenzione di farvi un make-up e ovviamente andremo a fare tutti gli swatch anche per capire le colorazioni che effetto hanno, perché gli ombretti sono molto molto belli. Se non mi sbaglio, lei dice che sono 5 texture diverse. Mi piace tantissimo perché c'è il nome del suo cane, Breaky, quindi mi piace tanto questa cosa. Cosa dirvi di più? Ah, cosa dirvi che la palettina si chiama Serendipity. E quindi questo è il nome della palettina. Adesso vi faccio gli swatch per vedere proprio la performance degli ombretti. Vediamo gli swatch sulla mano e poi vedremo di fare un make-up, di realizzare un make-up. Allora, iniziamo subito. Il primo colore che vi faccio vedere è Crystal. Crystal ha una texture glass, effetto vetro. Infatti lei stessa lo diciamo associa al cristallo. È molto molto bello come colore, la texture è cioè morbida, una cosa incredibile, quindi mi piace tantissimo. Il secondo colore che vi faccio vedere è Baileys, che credo che sia riferito a un liquore, se non mi sbaglio. È un color panna, cioè panna. Per me è un panna un pochettino scuro ed è un super matte.
Anche questo è molto bello, è pigmentato come colore. Il terzo è Ice. Ice ha un effetto bagnato metallizzato ed è molto cremoso al tatto. Mi piace perché ovviamente è grigio metallizzato, mi piace. L'altro colore è Marble. Marble è un grigio super matte ed è il grigio proprio che a me piace perché non è né troppo chiaro né troppo scuro, è una specie di via di mezzo e sinceramente mi piace tantissimo. Andiamo avanti con Sparkle. Sparkle è un... lei dice che è un trasparente pearl luminoso, ma io gli vedo un po' del rosa all'interno, del rosa, del remato, molto molto bello come colore. Poi abbiamo Breaky. Breaky è il nome del suo cane e lei lo associa proprio al colore identico del suo cane, che è un nocciola. Lui ha un pelo molto molto bello, quindi è un tipo nocciola marroncino però chiaro. E questo Breaky è proprio bello, veramente bello. E questo colore ovviamente è matte. Come l'olive, che sarebbe il verde oliva. Anche questo è un color matte, un bellissimo colore, veramente molto molto bello. Poi abbiamo Snake, che è un verde oro con tipo luminoso, direi sì, è un verde oro luminoso, molto molto bello, lo potete associare benissimo a Olive, ovviamente, perché ci sta benissimo come si intonano tutte e due. Poi abbiamo Foxy che è un matte. Ed è un mattone caldo ed è della linea Super Matte e si vede benissimo che è un mattone bello, tipo delle mura, sapete, il colore delle... cioè mi piace proprio il colore del mattone. Poi abbiamo Beom. Beom è un bronzo oro molto vibrante e metallizzato, molto carino. Lei infatti lo dice anche nel video di presentazione, era una cosa che lei diceva sempre, tipo quando faceva vedere delle cose, faceva beh, beh. Io ovviamente la guardo spesso perché fa dei make-up particolarissimi, quindi mi piace tanto. Poi abbiamo Brown, che è un marrone scuro matte. E poi per finire abbiamo Lola, che è sempre un nero matte. Lei dice che non è molto pigmentato, però è un ottimo nero. Bene, dopo avervi fatto vedere tutti gli swatch, adesso andiamo a fare un make-up. Vediamo cosa combino. Adesso che vi ho fatto vedere gli swatch, andiamo a vedere cosa possiamo realizzare con questa palettina. Io ho un sacco di idee, sinceramente, ma vi spoilerò, visto che già il verde l'avevo utilizzato, utilizziamo altri colori. Abbiniamo qualcosa alla maglia, quindi vediamo cosa posso realizzare. Allora, adesso proviamo la palettina Serendipity di Melissa Tani. Allora, ho deciso di fare un make-up adatto, diciamo, alla magliettina che indosso, già credo di avervelo detto. Comunque metterò il correttore di Astra. Non voglio mettere altri tipi di primer perché io di norma utilizzo il correttore per truccarmi normalmente, quindi non voglio, diciamo, avvantaggiare o svantaggiare la palettina. Ovviamente è una prova per quanto mi riguarda, sicuramente troverete un sacco di video perché ho visto un sacco di ragazze che hanno preso la palettina e sono molto contenta proprio per lei. Allora, mettiamo il correttore. I colori sono molto molto belli.
Inizio col prendere Breaky, che è questo, è un bellissimo colore, e io lo utilizzo come colore di transizione. Quindi lo metto qui, tamponando. Molto molto pigmentati questi colori. E cerco di fare la mia linea guida. Non so voi come vi mettete, ma io quando faccio questo occhio ho bisogno di spostarmi. E poi lo andiamo a sfumare. Stessa identica cosa, ovviamente, da questo lato, che è il lato che mi viene male tenere il cellulare così. Allora, vado a mettere nel frattempo Baileys, che è questo nude chiarissimo, sotto l'arcata sopraccigliare, proprio per dare. Sotto l'arcata sopraccigliare, proprio per dare un po' di rilievo all'ombretto e per alzare ovviamente il sopracciglio. Sfumiamo. Una leggera, leggera, leggera sfumatura proprio per unire i due colori. Adesso vado a mettere il colore Foxy, che è un marrone freddo, questo qui è marrone freddo, marrone caldo, e lo metto proprio qui alla fine dell'occhio, tirandolo ovviamente. E poi lo metto anche all'inizio. Sono molto molto pigmentati questi ombretti. E poi, come mio solito, io sfumo i due lati perché mi piace di più l'effetto sfumato. E faccio la stessa identica cosa anche dall'altro lato. E adesso andiamo a mettere al centro della palpebra il colore Balm, che sarebbe questo. Io l'ho già provato e preferisco farlo bagnato, cioè utilizzarlo bagnato, perché sinceramente mi dà di più bagnato. Io non so se da voi sta facendo tutto questo caldo, ma qui in Sicilia si sta morendo. Io non so se ve l'ho detto negli altri video perché ve lo sto ripetendo in continuazione, perché non riesco, cioè non riesco a truccarmi, tipo a fare una base perfetta, perché credetemi, fa troppo, ma troppo caldo, ma veramente. Io lo lascio così e dopo vado a sfumare i laterali, cioè guardate, è veramente un beom beom. E poi con il pennello che abbiamo messo il mattone, proprio il color mattone, andiamo a sfumare i bordi per non lasciare la linea netta, tanto c'è pochissimo residuo del colore precedente, quindi andiamo a sfumare bene. Nella parte iniziale metterò Sparkle, che è questo qui, proprio nella parte iniziale come punto luce. Ditemi se vi piace di più il video fatto così, perché sto cercando di fare più video e se ho la possibilità che a voi piacciono li metto anche su Instagram. Metto Foxy anche nella parte di sotto, quindi nella rima inferiore. Se io mi sposto, poi piano piano capirò come mettermi, sinceramente, perché già che io non ci vedo, cioè da quest'occhio non vedo bene, da questo mi viene bene tipo truccarmi così, però
Da questo invece no, perché mi devo avvicinare un bel po'. Sto dando il rosso proprio qui per dare più lo sguardo. All'interno metto la Coupes Arrow di Nabla, questa nella colorazione 05 ed è un marroncino nude molto molto bello. Gli volevo mettere il rosso, però mi piace di più questo. Si vede la differenza? Anche se la vera differenza lo farà il mascara. Ok. Adesso vado a piegare le ciglia. Metto il mascara di Astra. Se mi vedete guardare in alto, mi sto guardando nello schermino della fotocamera. Se mi vedete ciecare un occhio, è perché non vedo bene. Vado a mettere un po' di blush, sto utilizzando spesso quello in crema oppure abbinato a questo make-up utilizzerò questo qui di Kiko. E poi vado a mettere una tinta labbra sulle labbra e ho finito. Ci vediamo dopo. Allora, questo è il make-up che ho realizzato con la palettina Serendipity di Melissa Tane. A me piace tantissimo, ho utilizzato questi colori abbastanza caldi perché ho la maglia così con Minnie, con il fiocco, con questi toni, quindi ho voluto fare un make-up, diciamo, super giù che ritrae questi colori. Non lo so, ditemi cosa ne pensate, a me la palettina è piaciuta tantissimo, ho utilizzato questo range di colori, devo dire che mi sono piaciuti e quindi cosa dirvi di più? Io acquisterei subito questa palettina perché mi è piaciuta tantissimo. Avete visto gli swatch? Avete visto la performance sui miei occhi, ovviamente su una persona che non è una makeup artist, però devo dire che mi è piaciuta tantissimo. Sulle labbra ho messo la tinta labbra di MAC, quella di Patrick Star, e devo dire che ci azzecca precisa, cioè precisa, precisa, precisa. A me piace tanto. Ditemi cosa ne pensate, vi aspetto giù nei commenti e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!